Gigi, dove oggi ragazzi? Finalmente siamo qui, finalmente ragazzi, con questo nuovissimo video della carriera allenatore con ragazzi il Pordenone. Oggi ragazzi andiamo a fare queste tre partite per Coppa Italia e Serie B. Allora iniziamo subito con il fatto che abbiamo Shaudone, nuovo giocatore ragazzi, mi piace, anzi mi sta piacendo molto. Nel frattempo praticamente stiamo trattando con Buffon e nella lista osservazioni vediamo qua che abbiamo. Non abbiamo tanti soldini. Infatti per il momento voglio aspettare la trattativa con Buffon e poi vediamo. Innanzitutto abbiamo già preso la barriera, quindi devi fare subito la formazione contro la Sverona. Allora, quindi decido di togliamo Passa e mettiamo Misuraca. Provo a togliere De Luca. Metto Chiaretti. Ci sta. Aspetta, faccio così. Torno a sala 3. Provo a fare così. E il resto no, è Di Gregorio, ovviamente lo mettiamo un po'. Ok, fatto ragazzi. Prova la partita ragazzi. Per noi Di Gregorio, Capovese, Vogliacco, Zano, Semenzato, Shaudone, Misura, Capinto, Chiaretti, Trebolata, De Marchi, Radunovic, Alem, Emperè, Damiano, Supergamer, Bocchetti, Veloso, Anderson, Lodato, Viborini, Bessa, Zaccani e Di Carmine. Vai dai. Calò la quarantena. La Puglia è zona arancione, però forse io domani non andrò a scuola perché Milano decide di far rimanere sempre la stessa cosa, ordinanza, quindi ecco qua ragazzi, Coppa Italia, Pordenone e la Sverona, importantissima per andare in quarti di finale. Sì, mi sa. Misuraca subito. Ecco, Shaudone. La passa per Pinto. De Marchi. Chiaretti. Ok, Trimisuraca per Tremolada. Chiaretti. Il tiro di Chiaretti. Fuori. Che calò la quarantena. Semenzato. Luca Schiaretti. Pinto. Zanon. Shaudone. Ma Campurese. Semenzato. Misuraca. Chiaretti. Vede Zano scattare. Zano cerca di prendere la palla e non la prende. Nella strada house per Gabe and Zenzi, non sgang, we be beat, siamo sempre su 20. Vogliacco. De Marchi. Chiaretti. No, volevo passare all'altro. Lancio lungo per portiere. L'azione si sta facendo pericolosa. Ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. De Marchi. Vede Pinto. Pinto la passa dietro per Zanon. Zanon. Il coso in mezzo per Tremolata. Che calò la quarantena. Secondo me ci sarà un secondo lockdown, soprattutto a Natale. No, ti prego. Vigilia. La vigilia, farò un video perché voglio far capire dove la festeggio e come, soprattutto. Vedrete. Se potremo farla, se no niente. Se no ve lo spiegherò lo stesso, ma purtroppo no. Tremolata. Nach! Campurese. La passa per Shaudone. Zanon.
Chiaretti, Misuraca. Ci ha pensato. Si è pensato la passa per Shadone. Shadone cerca il cross, ma fa una finta. Che finta poi. Si è pensato. E non era un tiro. Era un cross basso. Tentando di. Hey. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Shadone. De Marchi. Shadone. Vede De Marchi scattare. Il tiro di De Marchi. No. Difesa ben posizionata, lontana la sfera. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Ecco il filtrante. Lazio ha cercato il pallone profondo, ma il compagno non c'è più. Che calò la quarantena. Oh, De Marchi. Tremolata. Il tiro. Nanci. Ha messo la palla al portiere. Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Occasione per il contropiede. Luca Schiaretti. Vuole il lancio giocante. C'è spazio. Tiro. No. E calò la quarantena. Cerca il passaggio profondo. Madon. Pinto. Zanon. Prova a cambiare la situazione. De Marchi. Per tremolata. No. Si è pensato. Pinto. L'appoggio sulla fascia. Zanon si alla Zanon si appoggia su Pinto. Poi Chiaretti. Misuraca di nuovo per Chiaretti. De Marchi! Che parata! Questa volta potrebbe essere di fatale. Cosa c'è? E vabbè, cioè raga, abbiamo bombardati. Sei tiri, loro zero. Cioè, secondo te, speriamo di vincere l'andata. Beh, finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la. Alla fine della prima frazione speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol. Chiaretti. E che così il risultato si sposta. De Marchi. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. No, ho sbagliato. Ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sport, ma se giocano come nel primo tempo credo che porteranno a casa la vittoria. Pinto. No. Mannaggia. Va a avanzare l'azione sulla fascia. Borini riceve un bel pallone. Ha misurato male. Ok. Pallone che termina fuori. Misuraca. Chiaretti. Luca Schiaretti. Luca Schiaretti. Prova a prolungare. No. Se pensato la riprende. No. Oh madonna. Lazovic. Traversione verso il centro.
che è veloce, ci mette il fisico e conquista il pallone. Sciaudone che riprende la palla, dai dai, corri corri. Questa musica. Pallone lungo in verticale. Camporese ben posizionato, intercettato il pallone. Chiaretti. Tremolata. De Marchi, vabbè. Conclusione sul fondo. Si libera la grande, c'è il colpo di testa, tutto bello, ma la conclusione non basta. Demenzato Insuraca, Chiaretti, Sciaudone, Tremolata ed è Chiaretti. Gioca una palla lunga sulla destra. Borini alla peggio nello scontro di forza, lungo passaggio in avanti. Henderson, voglio facere, ok dai, no, e vabbè, però non è possibile, però questa cosa non è. Bellissima parata di Camporese, di Gregorio là. Pinto, contropiede. No, non è per. Anida, ahimè. Sai. Travis Scotti. Tremolata. De Marchi. Bello per Pito. Pito avanza. È da solo praticamente davanti alla porta, ma poi ci ripensa. Attenzione, altra fitta. Poi si allunga la palla, il tiro, non è possibile, non è possibile. Vogliacco, Camporese, De Marchi, non salta, non so perché. Che calo la quarantena. Ok. Pinto, Chiaretti, bello, è da solo Sciaudone, e vai tira, parata, attenzione, Pinto, il tiro, parata, non è possibile, ma ancora un'altra occasione, forse le ultime occasioni del Pordenone per vincere. Pinto, il tiro di Pinto, fuori. Sua conclusione, manca lo specchio della porta. Nuova energia della panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scambio. La partita riprenderà dopo i due cambi. Con due uomini diversi contemporaneamente, il loro sistema di gioco subirà qualche modifica. C'è la palla lunga, una palla. Bello, vai, ultima occasione forse del Pordenone. Ok, Zanon, abbiamo l'ultima occasione. Pallone sulla sinistra, ora cosa succede? Sì, vabbè. Ma non mi ha fatto male, perché io sono veramente parara. No. Finisce 0-0. Li abbiamo distrutti. Cioè loro hanno fatto due tiri, noi abbiamo fatti 10. Vediamo le altre. La Juve vince, il Milan vince. Se noi vinciamo, ragazzi, andiamo contro o contro il Chievo o contro la Roma. Vediamo, ragazzi, subito il ritorno, torno.
La tattica come fa procedendo bene, ma credo che riusciamo a ingaggiare a condizioni migliori rispetto alla nostra offerta attuale. Raga, allora, che sta Pinto è stanchissimo. Mettiamo Kotali. Vabbè, mettiamo De Luca e lasciamo Chiaretti. Poi mettiamo De Agostini e basta. Aspetta, vabbè, Di Gregorio Capone, se voglia, Cori Agostini, se mai stato sciolto nel misura Cotari, Chiaretti, De Luca, De Marchi, Berardi, Marrone, Da Giuvere, Cumbulla, Veloso, Anderson, Di Gaudio, Lazovic, Danzi, Besta, Stepinski. Andiamo a vincere questa partita. Ehi, e non è appassionato del gioco più bello di tutti, benvenuti. Eccolo, è la Sverona Pordenone, ragazzi, per passare sto turno. Meglio, infatti è nuvoloso. No, in realtà è più, cioè sì, era sempre alle 17 la partita, quindi stasera c'è il Milan, c'è il Napoli, non so. Ecco, pensavo che aveva segnato. No. Vabbè, Madonna, c'è. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Dai. Ha la possibilità di andare verso la porta. Raga, stiamo subendo troppo. La cazzo è stato il contrario. Spero di no. Ottima gestione del pallone. Il tiro da dimenticare. Kotali. Vabbè. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Vai Chiaretti, Misuraca, vede De Luca, poi la passa per Chiaretti. Chiaretti è partito, fallo. Calcio di punizione. Il direttore di gara è stato Clemente, ma secondo me gli sta dicendo questo è godo. Cioè, guardate, oddio, schema, no, perfetto, meno male che qua c'è uno basso. Ecco che ci prova. Troppo forte. De Luca, Vogliacco, De Agostini, Kotali, Chiaretti, Misuraca, per Sciaudone, dietro per Semenzato, il corso in mezzo per De Marchi, e non è possibile. Kotali si appoggia poi su Misuraca. Misuraca la passa per Chiaretti. Vabbè. Il fallo. Godo. Si
vuole provarci da quella distanza deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile. Deve azione, dai. Il cross in mezzo per Luca Schiaretti, poi per De Luca, fuori. Oh niente, non è possibile. In Suraka per De Luca che poi la passa De Marchi, bello. Oh, sì, vabbè, ma quello era fallo. Ma non ho ben capito cosa sia successo, sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione, agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Come? Sì, vabbè. Sto arbitro, ma no! Tutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. E la Sverona attacca con Sepiski. Vogliacco la riprende, Nagy, poi sbaglia il passaggio e la riprende la Sverona, poi la riprende Misuraca che la passa De Luca, ma poi la intercetta il centrocampista della Sverona, cioè Miguel Veloso, ma poi De Luca la riprende, la prende De Marchi. De Marchi avanza, poi il tiro di De Marchi fuori. Che calor! Sciaudone! Misuraca! E niente! No! Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Chiaretti! No! Ecco un'occasione di contropiede. Passaggio sulla destra. E c'è un bel pallone. Campore. Paratura! Papà te ancora, il pallone ancora lì! Pure torna indietro per la Sverona, madonna ragazzi, che partitone è questa! Miguel Veloso. Vai, avanza, Misuraca! La passa per De Marchi! De Marchi poi per De Luca, ma poi sbaglia e la passa al difensore. Henderson. L'esterno difensore la calcia lunga. Allora, se sentite delle voci sono, sì, make sure. Può cercare il taglio in mezzo, mette la palla dentro. Sciaudone. Vogliacco, Campurese, Misuraca, vede Chiaretti, ma fai Chiaretti, Chiaretti, poi la passa per De Marchi, e tiro, palo, e però, no, cosa ha sbagliato, non ci credo, no vabbè, non vuole proprio entrare la palla, semenzato, per Chiaretti. Sciaudone. Chiaretti! Parato! Ora è impossibile! Primo tempo, cioè raga! Ma come si fa? Aveva 7 tiri in porta! Cioè, boh! Secondo tempo! Semenzato. Questo potrebbe infondere loro coraggio. Cotali. D'Agostini. Con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Chiaretti. Niente. Che calo, che stanco, che stanco. Nessuno, perfetto. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma si giocano come nel primo tempo
Sciaudone, Chiaretti, vuole la profondità. Prova un pallone a scavalcare. Stepinski, bello. Madò. Palla al lancio di Goto. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Miguel Veloso. Miguel Veloso. Il giocatore della calcio di punizione. Non finisce sul referto per il momento. L'arbitro decide di calmarlo con un dispersivo. Godo. Hashtag God. Hashtag. Non è vero. Attenzione, la punizione per la Sverona. Ottima pressione la sua. Kotali. Misuraca. De Luca. La passa. Dai, 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 dai. Vede, no, peccato. De Marchi. Di nuovo per Chiaretti. Il tiro di Chiaretti, che cos'era quel coso? De Luca! Para, non ce la facciamo, raga. Supplementari per forza, Andrei. Sciaudone. Chiaretti. Per De Luca. Poggiamo per Chiaretti. Si appoggia su Semenzato. Il corso in mezzo di Semenzato per De Luca! Fuori. Fuori gioco, vero? Il portiere la spedisce su. Ha dato anche al lavoro Sciaudone. Sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Per De Luca. Per De Marchi. De Luca! Parata! Niente da fare. Niente da fare. Sentire la sua presenza nella metà campo avversaria. No. Senza compromessi. Il bene splendidamente il tempo scivolato. De Luca. No! Madonna, no, 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 sì, good, good, good. No, 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 non ci credo, non ci credo, che cosa? Autogol. Autogol. Dai, dai, mancano ancora 20 minuti alla fine della partita. Però non così. Decidono di giocarla all'indietro. Dai, però ce la meritiamo. Stiamo giocando da Dio. Fogliacco. De Agostini. Kotali. Chiaretti, per De Marchi, poi De Luca. Dai, madonna. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. È libero di creare pericolo. Loro, loro. Ok, Chiaretti. De Marchi, poi per De Luca, dai, non si può, non puoi sbagliare questi passaggi. Miguel Veloso. Henderson. 10 minuti mancano. Non moliamo. Gioca con un pallone lungo. Non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva. Fa dai, 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 dai.
Partiamo da dietro per avanzare. Dai, dai, dai. Occhio all'apertura intelligente. Si sta mettendo davvero male. Chiaretti per De Marchi. Potrebbero avere ancora qualche occasione. Non ci credo. La difesa non si fa sorprendere spazio. È nostra. Ok. Semenzato, Sciaudone, Cotali. Non sappiamo che fare. Intervento energico. Per Chiaretti. No, l'ha presa lui. L'abbiamo presa lui. Non hanno più tanto tempo per rimediare. E vabbè, sì, tutti i modi fa le dribbling. L'azione si sta facendo pericolosa. Ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Luca Schiaretti. Non ci credo. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Non ci sono il 2-0. Rigore, ciao. È andato, è andato. Parata. Parata pure. Oh. Para con grande sicurezza. Sì, vabbè, ma quanto è lento. Sì, vabbè. Oh, è rotto, è rotto, è rotto. È rotto. Partita sentita, combattuta. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. E qui prende chiaramente l'avversario. Sì, vabbè, ma vattene a quel paese. Ma fai finire sta partita, ma c'è nel 2-0. La toglie la porta. Una parata fantastica. Ecco. Bravi, avete vinto! Un tiro avete fatto. Non meritata questa sconfitta. Non meritata, guarda. 10 tiri. Quella ha fatto 8 tiri al 70esimo. Cioè. Ma vattene a quel paese, va. Cioè. Sconfitti. Saremo andati contro la Roma. Ora c'è la partita contro l'Empoli. Adesso io dico direi di concludere qui questo episodio. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Bella, raga. Purtroppo. Comunque, almeno siamo secondi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Bello.